Alle Olimpiadi di Rio, in coppia con Paolo Nicolai, ha sfiorato una storica vittoria nel beach volley. Ma il mondo di Daniele Lupo è molto di più che una medaglia, per preziosa che sia. Adesso ragazzi, un respiro, cambio palla e ce ne andiamo in finale, forza! Lupo, per chiudere. Daniele! Sì! Sono in finale! Di notte hanno vinto e sono arrivati in fondo. Ho detto tira, tutto braccio, non mi frega niente. Ho fatto così, ho detto tanto... Io mi ricordavo loro alla finale all'Europeo, che loro mi avevano marcato due. Mi avevano preso la diagonale a muro e ho tirato una bomba a lungolinea. Allora mi sono ricordato di questa azione che avevano fatto, allora ho detto secondo me mi murano linea, cioè fa finta di murare due e poi si butta linea, allora tiro diagonale forte. Ho tirato diagonale forte e poi è caduta e alla grande. Mettete insieme la spiaggia di Fregene e il Kazakistan, il più grande paese al mondo senza lo sbocco al mare. Viene fuori Daniele Lupo, l'uomo dei contrasti. Papà italianissimo, la mamma kazaka, guardano Daniele giocare sulla spiaggia, partite infinite a beach volley fin da bambino. Lui racconta di aver incominciato giocando contro suo nonno e i suoi amici. Partite 3 contro 3, dove tutto valeva, nessuna regola. La miglior scuola possibile per la tecnica e per l'agonismo. Federico! Vieni, gioca! In pratica funzionava così, io ero il più piccolo del gruppo perché avevo 10, 11, 12 anni. All'inizio, cioè loro erano vecchi, erano 50, 60 anni, quindi non si muovevano, mi prendevano perché ero molto veloce. Solo che, questo non dovrei dirlo, però scommettevano, no? E allora la partita si faceva interessante, quindi se non prendevi una palla ti sputavano, dicevano no, sei una pippa, cavoli, devi prenderla. E questo è stato molto divertente secondo me, perché poi ora ripensandoci, tutti quegli insulti, quelle cose brutte, alla fine mi hanno dato la giusta cattiveria e poi secondo me è fruttata lì in campo a Rio. Daniele è stato chiamato, come tu sai bene, il mago dai brasiliani, no? Nel circuito mondiale, perché lui fa dei colpi che non sono insegnabili, non esiste sul Bignami, sul prontuario del beach volley, i colpi che fa Daniele. Ed è proprio questa la sua novità e che l'ha reso così forte e unico a livello mondiale. 3x3 senza regole secondo me rispecchia il mio spirito, lo spirito di tutti noi, di tutti i nostri amici, che è molto il puro divertimento del beach. Posso dire di essere stato il primo suo, diciamo, insegnante di beach. Mi ricordo che non camminava e stava seduto, stavamo io sdraiato sul lettino e lui seduto sopra e gli cominciava a passare la palla. Vabbè, nonno è un mito. È come se fosse un mio amico, a volte lo chiamo e faccio nonno, ma che vuoi? Vai? Mi dicevo, ma non mi chiami mai, faccio no, ma che ti devo chiamare, mica sei la mia ragazza. Allora lui si incacchia come la bestia. I miei figli praticamente sono cresciuti sulla spiaggia e attaccati al campo di pallavolo, perché io giocavo e praticamente mi portava presso tutta la famiglia. Gulsim significa fiore di ferro. Gulsim. Gul vuol dire fiore. Ferro. È venuto in Italia perché aveva fatto gli studi d'attrice lì in Russia e voleva venire in Italia per studiare l'italiano e diventare attrice italiana. Poi si sono incontrati a Milano con papà e alla fine non hanno fatto niente, si sono sposati, hanno fatto due figli e eccoci qua. La conobbi in una vacanza in Sardegna nel lontano 82. Eravamo giovani, eravamo spensieriati, country club, l'estate poi è stata galeotta e da lì è nata questa storia. L'uomo dei contrasti è tale anche nel rapporto con il suo compagno di coppia, Paolo Nicolai.
sono profondamente diversi. Paolo arriva dall'indoor, Daniele è nato sulla spiaggia, è nato beacher. Sono diversi nella fisicità. Daniele è 10 cm più basso di Paolo e anche nelle caratteristiche tecniche, nei punti di forza. Paolo è il suo muro straordinario, Daniele a volare sulla sabbia, a difendere come un ossesso. La nostra parola chiave è il rispetto altrui, no? Quindi se quando c'è rispetto reciproco uno può veramente andare avanti per tutta la vita. La differenza tra me e Daniele si percepisce soprattutto dal fatto che lui magari è più istintivo, lui sa sempre dove è in mezzo al campo, ha un contatto col campo, con la palla un po' diverso, un po' magico, un po' veramente delle volte solo lui sa cosa sta facendo. Lui è un giocatore che sa sempre dov'è rispetto al pallone, rispetto alla rete, rispetto a qualsiasi ostacolo, anche durante gli allenamenti che può essere intorno a lui, una sedia, un carrello, un allenatore. Ha veramente una gestione del suo corpo nello spazio che non ho mai visto su nessun atleta. Di essere velocissimo, di a capire, a intuire, a ricordare. Come una partita di carte o di backgammon, no? Cioè devi essere veloce. Se sei più lento dell'avversario hai perso. Partita a carte per me è come se fosse un allenamento. Cioè quando sto a Fregene sempre, giochiamo a gin, 3-7, backgammon. La sera mi piace anche giocare a poker, perché comunque sembrerebbero giochi d'azzardo, ma alla fine sono giochi che ti aiutano anche a concentrarti, a ricordare carte, a affrontare anche le difficoltà. Quasi non la sente la paura. Se in un istante non si sente sicuro di sé, è difficile che non si senta sicuro di sé, lascia perdere quel momento. Fa qualcos'altro, cambia proprio pensiero. Io non riesce a giocare bene a beach volley, va a giocare a carte. Non riesce a giocare bene a carte, va a giocare a pad. Cioè, è multitasking. L'altro mio hobby è il surf, mi piace un sacco, ho 2-3 tavole a casa, quindi sono appassionato. Secondo me i manga alla fine hanno un messaggio in codice dietro che è da capire, perché anche Dragon Ball, Naruto, qualcuno ti insegna sempre qualcosa. Per esempio Naruto ad avere tanti amici, perché è importante secondo me l'amicizia. Dragon Ball non devi smettere mai di lottare, perché Goku non smette mai di lottare, salva la Terra. One Piece ti insegna ad avere sogni. Quindi secondo me sono tre argomenti fondamentali nella vita. Ma io tuttora mi ispiro a lui, a One Piece, a Rubber, che lui è uno e non gliene frega niente, va sfida tutti, no? Dice anche più forti, e lui va tranquillo, sempre anche con umiltà, però lui è spavaldo, diciamo, quindi non ha paura di niente, ha le sue ambizioni, i suoi sogni. Ci siamo conosciuti quando giocavamo a beach volley, perché io stavo a Ostia, alla BVA,
E lei pure era piccolina, iniziava a giocare i primi passi a beach volley. Poi comunque era una bella ragazza, dimostrava, aveva 14 anni, ne dimostrava comunque 20. Poi la fortuna è stata che i nostri genitori si conoscevano, quindi è stato tutto più semplice. Poi lei mi ha scritto su Facebook e poi piano piano ho iniziato io anche a, diciamo, a sciogliermi. Ma che mi scriveva questo? Io sai, tipo, i messaggini, come stai? Così, no? Oppure, tutto bene con due T? Quelle cose proprio scandalose. E quindi mi scriveva questi messaggini in codice, tipo, dal nulla, di che anno sei? Io, 98, finita la conversazione, che giusto. Vai a prendere la palla, Nero. Nel marzo del 2015 arriva la grande paura. A Daniele viene diagnosticato un tumore osseo, ma la diagnosi è favorevole. Fortunatamente dopo un mese Daniele non pensa più neanche agli ospedali, è già lì ad allenarsi. Mancano 15 mesi a Rio e non c'è tempo da perdere, non ne perderà. Il 18 agosto del 2016 Daniele è in campo con Paolo Nicolai per giocare la sua finale olimpica e portare alla nazionale italiana la prima storica medaglia del beach. Lo speaker dell'impianto di Copacabana lo chiama il maestro. E al maestro, il CONI, affiderà il nostro tricolore da far sfilare nella cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici. Ah, così io poi ho chiamato papà, ho detto, ma senti, cioè, sento questa cosa, ho detto, vabbè, andiamo da Giorgio, che è questo nostro carissimo amico, perché lui gioca a beach, è il primario all'Umberto I. Ho detto, vai lì, fatti vedere, ho detto, sì, voglio. Il giorno dopo sono andato, abbiamo visto che c'era questa cosa, questa neoplasia, e mi ha detto, Dani, domani ti operiamo e poi vediamo l'esame istologico come va e poi decidiamo. Abbiamo fatto tutto veramente in 4 giorni. No, non mi sono fatto tante, diciamo, pippe mentali, perché io vivo il momento, poi comunque un po' di paure ci stanno e sicuramente avrei giocato sì a beach volley anche se avessi fatto la chemio, la radio, qualunque altra cosa. Questa è l'unica cosa certa. Beach volley per me è, vabbè, uno stile di vita. Io sono differente dagli altri, io mi concentro anche cazzeggiando, quindi da lì ho scoperto la mia vera, diciamo, abitudine. 4, stai dicendo? Mi sono scordato.